Si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della compagnia di Sulmona nel B&B di via Manlio Deramo per sedare una lite furibonda scoppiata tra tre operai ospiti della struttura ricettiva. Ad allertare il numero di emergenza del 112 intorno alle 22 di ieri sera sono stati i proprietari della struttura, dopo aver allertito le urla dei muratori di origine napoletana. I tre avrebbero iniziato a discutere animatamente nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, nella centralissima piazza Garibaldi. La lite poi proseguita ed esplosa all'interno della struttura, da qui l'intervento dei militari che hanno riportato la calma e hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare le singole responsabilità. In particolare hanno sentito a sommaria informazione uno dei tre che è rimasto in struttura dopo la lite, gli altri due si erano subito dileguati. Tutti stanno effettuando dei lavori nella zona nuova di Sulmona. In mattinata uno di loro è tornato nel suo paese d'origine. Nonostante la discussione abbastanza accesa, che non è passata inosservata, non si è reso necessario il ricorso alle cure mediche, fortunatamente. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila dice no alla scarcerazione del 55enne di Prato La Peligna, GDN, le sue iniziali, arrestato lo scorso 30 giugno dai carabinieri della compagnia di Sulmona per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua amica. I giudici hanno rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, né hanno accordato una misura cautelare più soft. Il 55enne, difeso dall'avvocato Angelo Pace, resterà ancora dietro le sbarre. L'uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una donna pratolana con la quale aveva intrattenuto rapporti di amicizia dopo essere entrato nell'abitazione della persona offesa aggredendola fisicamente con un ceffone. La stessa sarebbe stata oggetto in passato di avance sulla messaggistica di WhatsApp. Il tribunale, dopo gli indizi raccolti, decise di emettere la misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, una misura che non avrebbe frenato l'uomo, che peraltro risiede a pochi metri di distanza dalla sua amica. La stessa, nelle scorse settimane, sarebbe stata inseguita con tanto di frase minacciosa: la prossima volta stai attenta. Per questo il sostituto procuratore della Repubblica, Edoardo Mariotti, su indicazione dei carabinieri che si sono occupati del caso, ha chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura cautelare. Con l'ordinanza del GIP è stata disposta la traduzione in carcere per il pericolo di reiterazione del reato, nonché per la pericolosità sociale dell'individuo. Una decisione che l'avvocato difensore ritiene troppo afflittiva, visto il profilo psicologico dell'uomo che attualmente non guida alcuna autovettura, per cui potrebbe aver pedinato la donna più che averla inseguita. Per il riesame, però, la custodia cautelare in carcere non può essere revocata. Uno spartiacque tra il vecchio e il nuovo, così il vice sindaco della città di Sulmona, Franco Casciani, ha definito il piano triennale delle opere pubbliche licenziato nel pomeriggio di ieri dalla Commissione Congiunta di Palazzo San Francesco. Un pacchetto di interventi da oltre 22 milioni di euro che segue l'impronta lasciata dall'amministrazione precedente, non senza un imprinting su nuove opere. Il riferimento ai 2 milioni di euro stanziati per l'ex caserma Battisti con il maxi intervento che sarà suddiviso in due lotti, un centro di formazione sociale, un parcheggio interrato da 200 posti che servirà ad allentare la pressione delle auto in centro storico. Il progetto sarà presentato a breve. Spariscono nell'elenco le rotatorie, mentre è stato acceso un mutuo da 800.000 euro per la sistemazione delle strade. Il finanziamento sarà disponibile solo a fine anno, per cui per evitare buche ed avvallamenti c'è da aspettare. Va fatta una doverosa premessa, esordisce Casciani. Bisogna fare i conti con la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade che abbiamo sicuramente ereditato. L'esigenza economica dell'amministrazione ammonta a circa 5 milioni e 300 mila euro. Nell'immediato si metterà mano in via Fiume e via Montesanto, per il resto il comune si rimette alla prudenza degli automobilisti. Entro l'anno saranno ultimati i lavori sulla scarpata di via Turati, sistemata l'area della scuola media Serafini con l'ingresso dell'ex asilo di via Crispi, saranno appaltati i lavori per la scuola primaria Radice e per il liceo classico, con l'apertura del cantiere sempre più imminente. Anche sulle scuole dobbiamo reperire circa 6 milioni di euro per completare gli appalti, rileva il vice sindaco. Fondi PNRR sono stati chiesti per Palazzo Pretorio, per l'asilo di Via L'Aquila. Più ambizioso il progetto che riguarda il recupero dell'asilo Celidonio con il centro dell'impiego. Un'altra chicca, ancora da mettere nero su bianco, riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura per collegare la stazione ferroviaria con Piazza Carlo Tresca attraverso un progetto improntato su turismo e transizione ecologica a beneficio soprattutto della Transiberiana d'Italia. Gli addetti ai lavori ci stanno lavorando. Un piano
piano delle opere pubbliche completamente da finanziare, con richieste di finanziamento, osservano dalla minoranza. Per Casciani il 2023 sarà l'anno della svolta. 15 giorni di tempo per invertire la rotta e attivare un nuovo percorso istituzionale. L'Alto La è arrivato nel pomeriggio di ieri dalla delegazione di residenti del quartiere degli incendi, che ha incontrato il sindaco della città Gianfranco Di Piero, gli assessori Attilio D'Andrea e Katia D'Inizio, il comandante della polizia locale Massimiliano Giancaterino. Un lungo elenco di doglianze che ha portato a fissare una sorta di cronoprogramma di interventi, come conferma il portavoce dei residenti Alessandro Ferrini. Ci siamo lasciati con la promessa formale del sindaco, dell'assessore D'Inizio, dell'ingegnere Raul, quarto settore, del comandante di vigili, in presunzione che gli eventi che da decenni, quasi un decennio adesso, interessano la nostra zona, uno, ci sarà più vigilanza, due, verranno individuati i punti che dovremo noi elencare a chiudere quel trilatero. Sì. Così ci sarà un consulto tecnico con i tecnici incaricati, dove non si incrocino le immagini e non ci sia sperpero di telecamera. Il comandante ha dato già disponibilità, quanto sembra, di somme disponibili per metterle, e in merito agli interventi congiunti che devono fare con l'ATER, il sindaco ha detto di fare una piccola relazione scritta, allegarci queste oltre 70 firme che ho in cartellina come protezione, convocherà i vertici dell'ATER che hanno la loro corresponsabilità in queste situazioni, e fatto ciò l'ATER dovrà risolvere il suo, il comune risolverà l'altro. Abbiamo chiesto la pulizia di quelle aree che sono piene di detriti legnosi, di sporcizia, immondizia e l'altro, di provvedere a illuminare dove possibile, soprattutto nei posteriori di quei palazzi, che sono quelli lungo tutto il viale 25 aprile, di fare più potenti, di intervenire lì dove l'illuminazione non funziona, abbiamo elencato i punti, certo, e ne sono diversi. Abbiamo minacciato di stare qui fra una settimana, gli diamo una settimana in più, una quindicina di giorni totale massimo, dopodiché torneremo qui. Come a dire che ora i residenti del quartiere sono esausti, chiedono interventi e vigilanza, visto il fenomeno degli incendi dolosi che assale quella zona da ormai 12 anni. Sono quasi 60 le auto date alle fiamme. L'ultimo episodio risale alla notte del 2 luglio, quando è stata bruciata una Fiat 500. Una donna risulta indagata, anche se l'inchiesta di procura e polizia si sta allargando su due presunti complici. Il sindaco Di Piero ha chiesto un tavolo di coordinamento con le forze dell'ordine. È stata un'illustrazione, devo dire, particolarmente ampia ed elaborata. Noi abbiamo chiesto loro di avanzare una formale petizione in cui sono rappresentate tutte le criticità della zona, e abbiamo assunto l'impegno di intervenire per i settori di competenza comunale, quindi andando ad intervenire sulla sicurezza dei cittadini, essenzialmente con riferimento alla sorveglianza, e anche per rimediare a situazioni di degrado urbano rispetto alle quali però dobbiamo verificare le effettive competenze del comune. Dalle 30 firme iniziali si passerà molto probabilmente alle 70 che saranno in calce alla petizione da consegnare a Palazzo. Ora i residenti chiedono impegno e attenzione. Non si sparecchia, almeno per il momento. Più che confermate le nostre indiscrezioni sulle nuove regole varate dalla Giunta Comunale di Palazzo San Francesco sui tavoli all'aperto per il post-emergenza. Dopo la delibera adottata nei giorni scorsi e le rimostranze degli operatori del settore, è il sindaco Gianfranco Di Piero a porre un freno sull'esecutività del provvedimento licenziato dal suo esecutivo. Il primo cittadino ha dato mandato agli uffici per differire l'applicazione dei parametri stabiliti a fine estate, non solo per salvare la stagione, come hanno chiesto in coro gli operatori, ma anche per la recrudescenza dei contagi da Covid-19. Con un virus che spiazza gli addetti lavori per la crescita del tasso di positività, nonostante il caldo, la bella stagione, i famosi raggi ultravioletti del sole, per il primo cittadino è ancora da incentivare lo spazio all'aperto, vista l'incognita sulla stagione autunnale che spinge di più ad affollare i locali nel perimetro interno. L'indirizzo che ho dato agli uffici va proprio in questa direzione, conferma Di Piero, spiegando che molto
probabilmente si arriverà all'integrazione o alla modifica della delibera nei prossimi giorni. Con l'atto adottato da sindaco assessore si forniscono specificazioni sulle deroghe al regolamento vigente riguardo l'adiacenza, che deve tener conto del raggio di 20 metri misurato dall'ingresso dell'attività, e l'idonea sistemazione, che è soddisfatta per tutte le zone della città a raggiungimento della superficie anche frazionata di 25 metri quadrati. Nel caso di occupazione di stalli di sosta, la superficie consentita per i deor è massimo 4 stalli, comunque non più di 50 metri quadrati, in zone soggette alla ZTL, e di massimo 2 stalli, comunque non più di 25 metri quadrati per le altre zone, si specifica nella delibera, alla luce del progetto sul centro storico che punta a incentivare anche la residenzialità. Il rapporto è sempre di 1 ad 1, per cui il parametro dei 25 metri quadri si intende per le attività che hanno un perimetro interno inferiore a tale soglia, avevano chiarito da Palazzo San Francesco. Tutto rimandato a settembre, discorso a parte per le licenze per gli artigiani. Prorogata dal 25 al 30 luglio la CIGO nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. L'accordo di proroga di un'ulteriore settimana, che vede coinvolti 467 lavoratori brucolla, è stato firmato oggi da Film, Will e UGLM. Non ha firmato, come già spiegato in precedenza, la FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Dal 1 agosto è previsto il fermo collettivo per ferie fino al 16 agosto, con il ciclo di cassa integrazione che sarà riattivato dal 17 agosto fino al 4 settembre. Il prossimo 29 luglio incontreremo presso lo stabilimento di Sulmona la direzione Marelli Italia, affermano le organizzazioni sindacali, sia per una verifica sugli impegni presi nell'incontro a livello nazionale di febbraio, dove venne rimarcata la centralità strategica dello stabilimento Peligno per la produzione nei confronti della Sevel e di Stellantis, sia per approfondire come contrastare la crisi di settore con eventuali ulteriori ammortizzatori sociali. Si sta cominciando a far sentire l'effetto dello scenario di guerra e della pandemia. Come segreterie provinciali RSA di stabilimento FIM, WILM e UGLM saremo vigili a monitorare gli impegni dell'azienda in termini di miglioramento di investimento, con la piena consapevolezza dell'attuale condizione di crisi che il settore sta subendo. Mondo del commercio, degli artigiani, delle imprese, ma anche politico, il lutto nel capoluogo di regione, ma su tutto il territorio provinciale. Si piange la morte di Agostino Del Re, per una vita direttore del CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, sempre ai vertici dell'associazione con vari incarichi. Agostino Del Re era malato da tempo, se ne va a 70 anni. Una malattia affrontata con grande dignità e silenzio da tutta la sua famiglia. La sua morte, infatti, per molti è piombata come un fulmine a ciel sereno. È stato impegnato anche in città a sostegno delle associazioni di categoria, del tessuto economico della zona, soprattutto degli artigiani, promuovendo una serie di eventi e iniziative a favore del settore. La sua è stata una vita sempre in prima linea, sempre impegnato a favore degli artigiani, delle piccole imprese. Negli anni dopo il sisma, condotto assieme ad altri colleghi di associazioni locali tantissime battaglie affinché al territorio venissero riconosciuti alcuni sacrosanti diritti. Tra le sue battaglie anche quella per ricollocare prima possibile gli artigiani nel centro storico aquilano, che erano rimasti senza lavoro, senza strutture dopo il sisma. Sua l'idea di creare un mercatino di cassette di legno all'Aquila dopo il terremoto e di un festival per il mondo dell'artigianato a Sulmona. Tante le iniziative intraprese nella CNA a sostegno della categoria, con la nuova sede, gli sportelli per i cittadini, tanti eventi di promozione. Del Re è stato un manager di lungo corso, di grande esperienza, diretto anche la municipalizzata AMA nel 2012, come volle il sindaco di allora Massimo Cialente. Ha avuto nella sua carriera incarichi numerosi in Assoservizi. Fu membro del consorzio Centro Commerciale, Centro Storico dell'Aquila, Fidimpresa, tanto altro. Il suo curriculum è pieno di attività svolte nelle associazioni. È stato anche consigliere e componente della giunta nella Camera di Commercio dell'Aquila in passato. Una grave perdita per tutto il territorio. I film in programmazione nella multisala Igeland di Corfinio, Axexis Horror Story, con l'unica proiezione delle 21:10. Thor Love and Thunder, l'unica proiezione delle 21:10. Mentre Igeland sotto le stelle, L'Arminuta, con proiezione alle 21:30.